Ciao a tutti ragazzi, voglio farvi una brevissima intro dato che questo sarà l'inizio di un nuovissimo format, quindi mi sembra giusto darvi due indicazioni. Ve l'avevo promesso e quindi eccoci qui. Va da sé che questa è una puntata zero, quindi è proprio un semplicissimo test per capire se vi piace appunto una cosa così molto lineare, flat, diciamo, senza molti fronzoli, oppure appunto se in futuro dovremo aggiungere qualche cosina per renderla un po' più dinamica. Però mi piaceva questa prima puntata farla semplicissima, come se fosse una chiacchierata fra amici. E a me sinceramente mi è piaciuta molto e spero che anche a voi non dispiaccia. Come vedete mi ha ospitato giusto per questa prima puntata solamente Moto.it da Bertamè, perché come vi avevo già anticipato lo faremo molto spesso qui in studio da me, anche con delle live oltre che con video preregistrati. Questo è un format assolutamente prodotto esclusivamente da me ed è proprio per questo, visto che possiamo fare quello che ci pare, fatemi sapere chi vorreste vedere nelle prossime puntate. Non ponetevi veramente limiti, dato che non voglio portare solo piloti, ma anzi personalità del mondo del motorsport, tecnici, personalità del dietro le quinte, insomma, tutto. Buona visione. Direi di iniziare dal capire quando ci siamo conosciuti io e te. Io avevo, sì o no, 12 anni e no, eri già più grande. Quando... No, io t'avevo conosciuto quando facevi Motorom. Te sei stato il mio primo amico pilota. Io ero piccolo così e te mi hai scritto un Twitter, che io non c'avevo Twitter. No, non è Twitter, su Instagram. No, su Twitter, te l'ho mandato. Te l'ho mandato, la foto su WhatsApp, Non me lo ricordo. Che mi è arrivata la notifica che era una mamma, cioè il mio unico messaggio su Twitter. Mi sembra lì perché comunque appunto io sono un pelo più grande di te e vedevo questo programma su MTV che facevano, se non mi ricordo esatto. Male. Ed eri identico a me, eri il mio me di 4 anni prima, cioè voglio di studiare, zero. Genitori che ti rompevano le palle tutti i giorni, tutto il giorno. In moto? No. Sempre per terra? No, vabbè, sempre per terra perché anche con la moto non andava avanti, ragazzi. Vabbè, ho capito, però io ci ho messo una bella pezza per impegnarmi a buttarla per terra, ci ho messo comunque quell'anno. Era stato me lo ricordo bene, un anno particolare. Mi ricordo anche tipo il test a Cremona. Ah, quando... Eri lì gasatissimi, lì, adesso andiamo, cazzo, entravi al Mugello e niente, ti passavano tutti. Io ero carichissimo perché io non avevo mai corso in moto, quello era il mio primo anno di gara e quindi cioè, mi dicono fai la Moto3, per me era fai la Moto3 per fare la Moto3 veramente, invece alla prima gara non mi sei neanche mai acceso la moto quell'anno, quindi è stato un anno un po' da cancellare per me, quella. Poi ho conosciuto te, quindi dai. Unica nota positiva. Okay. No, però mi hai scritto un messaggio su Twitter che mi ha scritto: ho visto che sei a Valencia, ci dobbiamo vedere per forza. Vero, ci siamo incontrati al bar. Esatto, che poi abbiamo fatto quella cena lì con tuo padre. Te eri già in Ducati, tutto figo. Io mi sentivo emozionato, un po' imbarazzato. Anche quell'anno lì ho tirato delle stecche che la metà bassa. A me ne parlano ancora delle tue botte che tiri. Sì. Perché era nel team dove sono io adesso quando tirava le botte lì. Esatto, e voglio chiederti questa roba qui. Per me il team è. Ne ho girati tanti anch'io e è una situazione fondamentale per andare forte. Quanto conta per te il team come proprio luogo dove stare bene, oltre ad avere ovviamente una moto vincente? Perché ad esempio io ho provato ad avere team magari dove diciamo sono un po' più freddi, no? Dove non ti fanno sentire veramente il calore e l'andare in pista non era più proprio divertimento puro, no? Secondo me però c'è una divisione in due parti. Una cosa, secondo me i risultati in pista fanno più la differenza del team, nel senso che se tu sei forte, vai forte, fai delle gare belle, se hai un team freddo, un team caldo che ti dia calore, non fa tanta differenza. Nel momento in cui c'è un momento di difficoltà, tipo me adesso, avere una squadra dietro che ti porta a mangiare il gelato sabato sera, magari ti dà una mano, capito? Quello sì. Però secondo me nel momento in cui va tutto bene, vai forte, il team, anche il più freddo del mondo, dopo diventa... Sei il numero uno diventa, capito? Quindi... No, ma appunto il problema è nei momenti di difficoltà. Nei momenti di difficoltà è fondamentale. Anche perché quest'anno che io sto prendendo l'aereo così spesso, partire da casa con la consapevolezza di andare a far fatica, se a meno che non hai degli amici, tra virgolette, che vengono fuori con te, non è bello per niente, però... No, quindi appunto è fondamentale. Sì, no, è importantissimo. Quest'anno poi per me è fondamentale. E allora voglio sapere com'è questa... Anzi, molti non lo sanno, noi correvamo insieme l'anno scorso. L'anno scorso correvamo insieme. E se c'è una cosa che so per certo è che non volevo averti dietro in partenza. Perché in partenza, quando c'è Ale, bisogna... No, è diverso. No, è diverso. Io mi ricordo ancora Magny-Cours quando io ero tipo 30 metri dietro, c'eravate tu e Scheib, e ho detto non può passarlo là. Prima avevo passato anche Ritterberger sempre in questo passo. Esatto, no, io ti vedevo in fondo con appunto Scheib e te, e ho detto no, lì non può entrare. No, io ho un'idea. Una roba.
una roba. Io ho un'idea mia. Io ho l'idea che se io do l'impronta di uno che quando te sai che ti sono dietro posso essere aggressivo, automaticamente ti sposti. Quindi se io dal primo all'ultimo sorpasso. È il pensiero di Senna, cioè lasci decidere agli altri se devono spostare o meno. Esattamente. Quindi io ero certo che dopo tutta la stagione, all'ultima gara, Magny-Cours, nel momento in cui Scheibe mi sapeva che c'era del bianco dietro di lui, alla staccata ci pensava due volte a chiudere la porta. Perché non che io lo buttassi per terra, però. Mi appoggiavo. Quello è. Vabbè, diciamo che l'anno scorso hai dato degli sprazzi di competitività veramente alti, giustamente quest'anno sei in Superbike con Altea. Ma com'è girare e vedere che ti passa col gomito a terra Davis? Oppure addirittura certe volte tentare il sorpasso su un Bautista? No, tentare il sorpasso un po' tanto. Esatto. Però nel warm up magari. L'ho fatto. Cioè, momento di gloria, quello è stato il mio gesto atletico dell'anno. Ah, sì? Da lì volevo spegnere la moto, andare al box e dire io ho fatto per oggi. No, allora è difficilissimo perché primo è brutto quando un pilota ti sorpassa, che sia Bautista o che sia un pilota normale italiano. Però soprattutto quando te vedi che ti sorpassa uno, ti giri e vedi che c'è scritto Bau sul suo culo o Ria, allora un po' di emozione ce l'hai. Il primo mese e il primo giro quando entri in pista, il primo giro del venerdì mattina me la faccio sotto. Dici cavolo. Però il mio momento di gloria l'ho avuto nel momento in cui a warm up, a Imola, piano piano tutti con un pochino più di esperienza sono partiti subito a fuoco. Io invece ci ho messo un pochino per prendere il mio ritmo, ma quando iniziavo a prendere il ritmo ho passato Chas Davis alla variante bassa. Cioè davanti a tutti, interno. Cioè, detto, spettacolo no, per il pubblico. C'erano anche i miei amici così. No, è stato un momento per me, cioè, la soddisfazione, vedere, cioè, due anni fa io correvo col Motard, andavo a chiedergli la foto nel paddock a Bautista, a Ria, a chiunque, anche all'ultimo, a Karel Abraham gli chiedevo la foto, adesso magari mi trovo lì con loro, figo, era fighissimo. Tu mi hai tratto fuori Imola, non so se hai dato un occhio a... I video, sì, li ho visti. Tutto? Sì, li ho visti tutti i video. Okay. Bene, chi meglio di te che eri lì quel giorno... può dirci. Innanzitutto ti chiedo se appunto hai visto il video dello scannamento mio. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Perfetto, cosa ne pensi? Se, allora, partiamo dal fatto della pista di Imola, se è sicura o non è sicura per te da pilota. Sì. Non da ingegnere, eccetera, eccetera. Seconda cosa, se in quella circostanza è giusto che ci sia un organo super partes che dica piloti correte, piloti non correte, oppure se è giusto lasciare ai piloti questo. Secondo me, prima tra voi due, tra te e Emiliano, però secondo me la mia idea è un po' nel mezzo tra voi due. Non è il sì voglio correre o sì non voglio correre. Non farne il diplomatico, eh? No, ti sto spiegando. Era il per me come Alessandro, come pilota, è il sì voglio correre, però diplomaticamente parlando io non posso andare contro tutti. Cioè, questo è chiaro. Adesso sono qui con te, magari ti dico, guarda, Lu, io avrei corso al 100%, avrei rischiato la vita pur di correre, ma perché un'occasione così è da quando ho 6 anni che l'aspetto. Però. Ah, dopo fatti, chiaramente io dovevo, cioè comunque è il mio primo anno che devo fare il professionista, devi comportarti come un professionista. Cioè, non puoi andare lì a dire fate questo, fate no, quello. No, non puoi andare a far casino, certo, Bautista, okay. Corri, rilassati certo. In moto, cioè non lo puoi fare, capito? Un po' di rispetto è giusto, lo devi fare per okay. Forza. Però comunque io avrei corso. Personalmente ho fatto il giro di ricognizione dove ho avuto modo di girare sia con Loves che con Vandenmark, dove andavo un pochino più forte, col ginocchio per terra, non ho visto questo Niagara, questo... fiume, poi so benissimo che io non è la pista migliore del mondo per correre, però io sarà che sono giovane, sarà che è il primo anno, però non ci guardo sempre alla fatalità del caso, a quello che può capitare, è brutto da dire, però... Ma anch'io, quando, come ho detto l'altra volta, quando sono lì, io sarei salito in moto e sarei andato senza ombra di dubbio. La gara nostra dell'anno scorso era più bagnato. Esatto, però... Te ti sei steso alla prima curva nel rettilineo, ti sei steso, hai capito? Cioè, lì era esatto, bagnato per essere bagnato, esatto, hai capito? Ero me lo carico. Io ricarico. No, ma il discorso appunto però lì, a Borno come al Mugello, se scivoli, io sarò caduto a 200 all'ora in quel punto lì, a parte la pericolosità di avere le moto che mi passavano a destra e a sinistra, sono entrato nella ghiaia e mi sono fermato lì. Se lì ci fosse stato un muretto, con la gomma prima tutto quello che vuoi, non so come sarei uscito. Sì, però il discorso è questo, secondo me. Cioè, se, ipotesi, a Imola c'è un curvone che si fa di terza marcia. Perché si fa di terza marcia? Perché noi piloti abbiamo visto che in quarta non si può fare se non vai nel muro, no? Col bagnato, per quale motivo te devi girare 5 secondi più forte di tutti? Se te vedi che non ne hai, al posto di fare quel curvone, ipotesi, in seconda marcia, lo fai in prima, vai un pochino più piano. Cioè, non è per forza la gara chi va proprio all'estremo più forte, basta andare un pelo più piano perché non sai qual è la condizione. Quindi, comunque sono piloti tutti esperti, piloti della Superbike, piloti con esperienza, cioè è sta anche nato bravura secondo me un po' controllarti, riuscire a capire dove è il limite senza andare nel muro. Ma quindi sei d'accordo
cioè devono sempre decidere i piloti in questi casi? No, al contrario. Secondo me c'è una race direction che dice i piloti correte, i piloti non correte, ognuno ha il suo lavoro. Il mio lavoro è correre, corro, il lavoro del mio team è fare la moto, fa la moto, il lavoro della race direction è dire i piloti corrono, non corrono, non bisogna invertire i ruoli, secondo me. Anche perché c'è qualche pilota che fuori nuvoloso non corro, cioè, hai capito? No, ovviamente lì partono gli interessi, no? Sì, ma parte anche chi magari sa che mettiti nei miei panni, adesso togli che io voglia di correre, mettiti nei miei panni, ipotesi tra 5 anni, magari sono ultimo, tutte le domeniche, chi è che c'ha voglia di fare anche un'altra gara ultima, hai capito? Magari fuori sai che è nuvoloso, gli uccelli volano basso, magari non corro oggi, hai capito? Cioè... No, però appunto lì, no, se hai l'occasione di giocarti le tue carte, è ovvio che... Io sarei andato tutta la vita, Tu, Ria e pochi altri eravate lì sulle moto pronti a partire. Io ero concentratissimo. Dopo il warm up al mattino poi mi sentivo veramente in forma, io ero concentratissimo. Ti capisco perché io quando vedo che piove sono lì che... Esatto. Mi sveglio bello... Ma poi immagina che piove e al turno precedente con la pioggia eri terzo al mondiale Superbike. No, infatti quando ho visto il warm up ho detto, cazzo quale... C'era la tuta che mi aspettava nel camion, dai andiamo, sali, dai andiamo, così. Bellissimo. No, poi adesso abbiamo fatto i seri, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, parliamo di robe... ancora più serie, la f***a. Allora, no, allora, parte dal presupposto che sono cambiato. Dove sei cambiato? Io so già che Seratina con Elia, che salutiamo, no, pilota, io non pilota Superbike. No, io non faccio, Dai, quante volte te la giochi se pilota Superbike? Sempre, dai. Tutte le volte. Anche quando non lo ero, guarda, sono un pilota. Cioè... No, MotoGP. Quella è la BC, MotoGP, compagno di Valentino Rossi, sono io, non mi riconosci. Quella è la BC, però adesso sto cercando di fare tutt'altro. Moto, allenarmi. Tra l'altro volevo chiederti, ma perché tutti giriamo e te giri poco, giri? Te non hai il motard? Cioè adesso hai il pit bike, giri tanto coi test, giri tanto, però è il primo anno che giri così. Però te non sei mai stato uno che girava... No, è bello che sta diventando un'intervista a me. No, è una curiosità, perché te... No. Allora, è da 3 anni che sono tester per Pirelli, quindi magari la gente non lo vede perché appunto non lo metto sui social, perché se metto più di quello che devo sui social mi tipo uccidono. Okay? Sì, te vinci perché quindi, giri sempre. Ti no, nel senso Pirelli prova materiale speciale, ho capito. Ci sono magari anche altre marche lì che stanno provando qualcosa di particolare, come può essere, non lo so, senza fare nomi. Certo. Se per sbaglio esce in un video che c'è la moto che non va bene, chiaro. Vengo praticamente deportato non so dove. Sì, ecco. Sì. Quindi magari non si vede che giro spesso, ma la verità è che adesso io sono tornato ieri sera, ho visto da 4 giorni di test a Pergusa. E anche l'anno scorso, alla fine, tra una cosa e l'altra, ti dico, quando stai 5 giorni al mese, no, anzi, molto di più, parliamo di da aprile a ottobre, 15 giorni al mese in moto, cioè io adesso la tendine sono finito. Ti fa male, adesso devo pensare, ok, vado a girare un po' col motard, basta. Ah, cioè, ok, chiaro, secondo me io ho un'idea. Secondo me il fatto di cambiare moto e andare sempre sull'asfalto ti porta un po' fuori strada, non so come dire. Secondo me sni. Ti sni. Però il fatto che sei sull'asfalto, quindi le sensazioni sono più o meno abbastanza simili, però con un'impostazione di guida completamente diversa, quando ritorno sulla moto stradale a me dà un po' fastidio. Invece allenarmi anche un pelo meno, però fare test con Pirelli sulla mia moto che guido anche in pista, secondo me ti aiuta molto di più rispetto a fare magari 20 giorni di motard. No, quello assolutamente, però parte dal presupposto che non tutti abbiamo la possibilità di fare 20 giorni di moto, capito? No, esatto. Assolutamente. Però nel momento in cui non hai quella possibilità, secondo me guidare anche vari tipi di moto, ovale, che sia super motard, pit bike, personalmente a me aiuta tantissimo, cioè a me proprio aiuta. Adesso non l'avevo mai fatto fino ad ora, però adesso che mi sto allenando tanto a casa mi vedo la differenza. No, ti dico, secondo me ha più senso, come fa Vale al ranch, no? Con il discorso dei traversi, lì è una cosa completamente diversa, quindi ti aiuta. Invece secondo me il discorso del motard su asfalto un po' meno. Comunque. Ci tirano delle botte allucinanti in compenso. L'hai lanciato anche lì cattivo? No, non si dice. Parlando di botte allucinanti, visto prima parlavamo, io ho, come molti sapranno, iniziato il mio percorso da stradista con la moto che appunto con la quale sono arrivato adesso. Con il mio caro Questo è un argomento che io non vorrei toccare, ma ho capito che però ormai, visto che non lo so, l'ho tenuto proprio in caldo per adesso, volevo capire, mi hai mandato una foto qualche giorno fa di te su questa moto che addirittura era tipo il simbolo 000, cioè praticamente ce n'era una in tutto il mondo. E cosa è successo?
citando Luca, il buon Ricky mi ha chiamato per chiedermi di fare un test drive per un programma che poi adesso andrà in onda, non credo di poter dire. Insomma, provo questa moto, CB1000R Fireblade Limited Edition, moto 000 di 350. Bellissimo, meno della KP4 Race. Sì, io mai provata la moto per strada perché chiaramente non c'ho neanche la patente, però mi fanno tipo una deroga, non so, insomma arrivo lì, metto il casco, salgo in moto. Primo istinto cos'è? 100%, quindi moto che si intraversa dappertutto, quindi dicono Ale vai piano, mi raccomando, vado piano. Inizio a fare i giri, faccio i primi 5-6 km, le prime foto col drone, tutte le varie cose. A un certo punto mi fanno fare questo tornante, sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, ma io sono piccolo, la moto pesa, quindi a un certo punto prendo una discesa un po' aggressiva, la moto pesante, senza gas e mi si è chiuso lo sterzo. Ed è finita nel burrone? No, è finita in strada, solo che immagina, stai guidando una moto 000, non c'hai la patente, ti hanno prestato la moto, la guidi da 5 minuti, forse 6, non è il massimo buttargliela per terra, però... Vabbè, quindi è finita così? Sì, quasi. Cioè, quasi nel senso che dopo è stato un po' un problema perché andare a ricercare i pezzi rotti, due graffi, però dai. Due graffi, no, l'importante è che non averla piegata, perché la cosa che mi... Per quello è un marchio di fabbrica, cioè di prendere in considerazione, mi chiami, provare la moto. Ma ti rendi conto, perché poi è bello, io ho un po' l'impressione di parlare con un mio coetaneo, tra parentesi, però alla fine tu hai 21 anni. Sì. È il secondo anno di 1000 alla fine, no? Sì, è il terzo quindi, di corso. Quindi alla fine hai un po' la mia mentalità di quando avevo 21 anni, cioè... Full gas, sempre senza ritegno, ma anche in pista, perché l'anno scorso, parliamoci, l'hai lanciata parecchie volte, sì. Però... e quando te lo facevo notare mi dicevi, sono caduto solo nel warm up, nelle prove libere e nella gara, cioè non lo so, come se fosse normalissimo. No, è vero, l'anno scorso ho fatto qualche errore di troppo, però non è stato facile fare moto 3000 con un paio di test soltanto, e più che altro perché comunque la nostra categoria non è che andavano piano, anzi, io mostri. Non è che questo, cioè dopo sembra che faccio il fenomeno, però io questa cosa che non è proprio stare dietro non mi piace, quindi a volte mi rendo conto che il mio limite è questo, allora giro qua per andare oltre il limite, solo che 7 volte va bene, 3 non va bene, che magari capita nell'FP3, nel warm up e nella gara, capito? Vabbè, l'importante è essere riusciti a... se ne sei riuscito abbastanza intero. Sì, a parte un polso, due scapole, la clavicola, no, il dito... il polso te l'hai rifatto con la moto 3? No, il polso sinistro no, anche col 1000. È vero, dove era Imola? A Imola con la moto 3 ho rotto il polso destro, poi ho rotto il polso sinistro, poi ho rotto la scapola sempre a Imola, l'altra a Misano... La clavicola magione. Vabbè. No, voglio finire chiedendoti a sto punto piani a lungo termine, perché diciamo che quest'anno ci stai mettendo veramente una pezza tu, perché veramente la moto non va fortissimo rispetto alle altre, ma è normale anche perché se non hai budget illimitati e... No, budget diciamo che in realtà il budget non c'è, ma più che altro ti racconto una cosa. Anche se mettiti nei panni di un ragazzino che va al GameStop con la mamma e compra la PlayStation, compra MotoGP nuovo, cosa fai? Parti dall'ultima moto, non parti dalla migliore moto che c'è. Quindi non sto dicendo che la mia moto sia la peggiore, anzi. Che metafore comunque. No, però mi emozioni. Però il discorso è quello, nel senso comunque di fare la gavetta. Adesso anche a me piacerebbe, poi adesso con i social tutti spingono, no? Anche a me piacerebbe arrivare a spaccare tutto. No, però spingono, sai qual è il problema che ho sempre notato anche in questo ambiente? Che la gente si ricorda sempre solo l'ultima gara che tu hai fatto. Esatto. Cioè, l'anno scorso facevi terzo nel warm up in mezzo a Reiterberg e tutti gli altri, al primo anno del bianco, paura, quest'anno ma perché del bianco è sempre ultimo, eccetera, eccetera. Però bisogna capire, la gente che non è dentro, chiaro, non capisce che quando tu ti pigli 30 km orari sul dritto, sì, non è facile, alla prima non è facile, moto, non è facile. Cosa vuoi fare? Però, contro, e oltretutto, non è che hai Reiterberg più che... Sì, senza nulla togliere, certo. Esatto, ma Bautista. Hai Bautista. Esatto. Su un V4R ufficiale. Ah, soprattutto perché adesso mi sto trovando a provare le piste che non conosco, poche, o quelle che conosco comunque le ho viste per due turni l'anno scorso. E in più, cioè io parto magari l'FP1 che sono ultimissimo, poi mi ritrovo il warm up dopo tre turni, che magari ci ho messo, tra virgolette, una pezza, magari come ad Assen sono dodicesimo sull'asciutto. Certo. Cioè comunque io vado migliorando nel weekend. Ad Assen partivi nei primi 12 o 11? Partivo tredicesimo, sì. Che mi hanno tolto il giro veloce, che purtroppo da noi poi si capita un sacco di bandiere rosse, perché con la gomma da tempo è facile andare nello spazio. lo so bene. E quindi anch'io. Magari spesso ti capita che te sei infocato nel tuo giro e prima di te uno è caduto, bandiera rossa, giro finito.
però la metto in conto, insomma, dai. Però insomma, il prossimo anno mi piacerebbe, la prima cosa sarebbe avere una moto, che adesso non ho ancora la garanzia di riuscire a starci, siamo a maggio. In che senso non è garanzia di riuscire a starci? Beh, io adesso è il mio primo anno, sono il novellino, non è che un contratto di 10 anni che arrivo correndo, non ho la certezza di correre il prossimo anno. Io continuo a star sul pezzo, se il mio limite è questo, cerco di stare sempre qua, un pochino oltre, anche perché le gare, lo sai meglio di me, 19 giri o 21, in Thailandia 47 gradi, 21 giri. No, 47 gradi? 47 gradi c'erano in Thailandia, ma cioè è una roba mai vista proprio. La moto evaporava, c'era talmente tanto caldo che ti veniva su dalla moto. Ma Imola, ah no, tu eri nella moto 3. No, però a Imola c'è stata una gara che c'erano 42 gradi d'aria ed era 42 o 47. Però immagini tipo umidità thailandese con 90% di umidità, tipo, capito? Io poi primo anno tutti i piloti arrivano tutti belli preparati con le tute fresche, io sottotuta, le tute che hanno tipo sottotuta refrigeranti, sì? Un po' di cose così, sì. Io chiaramente non ci avevo neanche pensato, quindi la gara prima era in Australia, faceva freddo, io avevo sottotuta di pile sotto la tuta e poi soprattutto tutti c'hanno la borraccia dentro la gobba. Io neanche l'avevo chiesta a Speedy che mi dà la tuta, capito? Quindi ho una sete mai vista durante la gara. Che poi cos'erano, 19 giri lì? 21. Mamma mia. No, 21 giri. Perché appunto molti mi chiedono anche, ma perché in MotoGP 26 giri di qua 21? Dipende dai campionati, ma quando ho fatto appunto la gara al Mugello contro Eddy Lamarra, e giravamo in 51 alto di passo barra 52 basso, io all'ultimo giro vedevo Gesù stringeva la mano e oltretutto erano 10 giri, cioè non è facile. Nel mondiale il livello è più alto alla fine in base ovviamente al tuo livello, però devi essere 20 giri bam, sul pesto, bam, non puoi mollare un decimo, ma io credo che la differenza perché MotoGP siano quei 5-6 giri in più sia perché prima vanno più forte, quindi un giro lo fanno in meno tempo, però non di 5-6 giri c'è questo scarto, però perché basta vedere una gara, vedi Bautista con la Superbike, la moto muove da paura, vedi Bautista con la MotoGP fa lo stesso tempo ma così, quindi sicuramente una moto che fa così cioè dà un po' fastidio alle braccia, capito? Assolutamente sì, no, perché sono motostradali, quindi muovono, si impennano, si intraversano, cioè la MotoGP è più pulita, hai capito? Sì, diciamo che appunto poi comunque le moto di Superbike un pelo più evolute comunque sono molto meno stancanti di altre moto. Però me. Credo non come la MotoGP, cioè la MotoGP magari è più difficile, non lo so, non l'ho mai provata, mi piacerebbe da morire, però se i giri sono così tanti sicuramente c'è un motivo, dai, non... credo, dai, speriamo, non lo so. Va bene, oh, spero che tu ti sia divertito. Grazie per essere venuto. Grazie a te per l'invito. Nella cara Milano, bene. È sempre bello, però una volta magari mi inviti per una cena senza una scappata via. No, veramente, sei tu che sei ultra impegnato. Io sei te con l'impegnato. Oh Luca, facciamo sabato. No, devi venire oggi per forza. Hai un appuntamento, no, a Cervia tra 2 ore, uguale, vieni. Riuscire a trovare il momento per te, per il posto qui dove stiamo registrando, che siamo da Bertamè, è appunto un matrimonio e quindi ci ha organizzato questo angolino solo per noi, cioè riuscire a organizzare il tour è stato un disastro, comunque ce l'abbiamo fatta. Comunque sappi che io ti seguo sempre, ti condivido i post e commento. Però devi essere un po' meno diplomatico, Hai ragione. Lì dovevi... Dovevo andare su pesante. Il video di moto.it dovevi spingere... Devo spingere di più, hai ragione. Ciao ragazzi!